Nelle sacre scritture, Dio dichiara che il Messia sarebbe venuto per essere il Salvatore del mondo. La vita di Gesù prova che egli è proprio colui del quale avevano parlato i profeti. Isaia profetizzò che la giovane avrebbe concepito e partorito un figlio. Alcuni secoli dopo, la nascita di Gesù adempì questa profezia. Le sacre scritture dichiaravano che il santo nascituro sarebbe stato chiamato il Figlio di Dio e che il miracolo della nascita virginale sarebbe avvenuto grazie all'intervento spirituale dello Spirito di Dio. Questo significa che Gesù sarebbe stato chiamato in senso spirituale il Figlio di Dio. Possiamo vederlo nella sua vita. Ha guarito gli ammalati, perdonato i peccati, ha riportato le persone a Dio e ha promesso loro un posto nel suo regno eterno. Ha offerto se stesso come sacrificio per il peccato al loro posto. È risorto e ha vinto la morte, secondo il piano di Dio. Gesù ha detto: «Nessuno mi toglie la vita. Sono io che la depongo di mia propria volontà». La vita di Gesù ha adempiuto gli scritti dei profeti e così dimostra la verità della sacra parola di Dio. I profeti avevano scritto: «La parola di Dio è perfetta, essa dura in eterno». Gesù stesso ha detto: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Gesù è venuto per donarci la vita in tutta la sua pienezza. Ma quando l'uomo ha disubbidito a Dio nel giardino dell'Eden, ha scelto la propria via e le sue azioni lo hanno separato dal Creatore. Le sacre scritture dichiarano che tutti hanno peccato e che il salario del peccato è la morte. Si tratta della morte spirituale, cioè della separazione eterna da Dio. Ma come Dio ha provveduto un montone che morisse al posto del figlio di Abramo, allo stesso modo ha mandato Gesù il Messia perché morisse al posto nostro. La sua vita, morte e risurrezione ristabiliscono la relazione tra Dio e tutti coloro che credono in Lui. Ora, coloro che seguono Gesù non solo sono perdonati per i loro peccati, ma sono anche salvati dal giudizio eterno di Dio. Hanno la certezza di andare in paradiso e di vivere con Lui per sempre. Gesù offre ad ogni individuo la vera vita, che è la libertà dalla colpa e dal potere del peccato. Questo non vuol dire seguire una religione, ma scegliere di avere fede in Gesù, che dice: «Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui». Ciò significa che dobbiamo tornare a Dio e credere che Gesù possa entrare nella nostra vita per perdonare i nostri peccati e trasformarci in ciò che Lui vuole che siamo. Non basta conoscerlo con l'intelletto, né sentirlo con il cuore. Bisogna che lo riceviamo con un atto volontario di fede, che dica sì alla sua grazia. Quando una persona è pronta a seguire Gesù, può rivolgersi a Lui con una semplice preghiera. Forse sei pronto ora a donare la tua vita a Dio. Se è così, puoi in silenzio far tua questa preghiera. Signore Gesù, ho bisogno di Te. Ti ringrazio perché sei morto sulla croce per i miei peccati. Confesso i miei peccati e mi pento. Ti apro la porta della mia vita e Ti ricevo come mio Salvatore e Signore. Grazie per aver perdonato i miei peccati e per avermi dato la vita eterna. Fa di me il genere di persona che Tu vuoi che io sia, ora che ho scelto di seguirti. Amen. Gesù disse a proposito dei Suoi discepoli: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono». Per sperimentare la vita abbondante che Gesù ha promesso,
coloro che lo seguono parlano con Dio ogni giorno e leggono o ascoltano la sua parola. Inoltre, parlano ad altri di lui e si incontrano con coloro che lo amano e lo seguono. Non dimenticare la sua meravigliosa promessa: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.